Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Sole e Pokémon Luna. Prima di iniziare, le informazioni che vi sto fornendo quest'oggi non sono state ancora ufficialmente confermate dalla Nintendo, ma sono solo delle supposizioni ben sostenute, insomma. Quindi, se gentilmente si evitano i soliti commenti, ma guarda che è fake, ma guarda che è quello, lo so che ora come ora non è confermato. Una cosa è fake quando è stata confermata una cosa che la va a smentire, quindi evitiamo certi commenti e detto ciò, godetevi il video. Spesso su internet appaiono per qualsiasi argomento indiscrezioni totalmente fuori luogo, infondate e difficilmente vengono prese in considerazione. Beh, questa è più o meno la storia di un sito cinese che qualche tempo fa riportò dei rumors riguardanti Pokémon Sole e Pokémon Luna. Una storia che però ha preso una piega molto interessante qualche giorno fa, quando è stato ufficialmente rivelato il Pokémon Salandit, del quale il sito aveva fornito una descrizione che si è rivelata molto precisa e molto dettagliata all'annuncio ufficiale del Pokémon Lucertossina. Ciò ovviamente non è sfuggito e le indiscrezioni sono state tradotte in inglese e poi riportate su Smogon. Molte di esse sono veramente interessanti e se si rivelassero vere potrebbero sconvolgere la trama che siamo soliti aspettarci da un gioco Pokémon. Il sito riporta che le evoluzioni dei tre starter saranno rispettivamente un arciere per quanto riguarda Rowlet, un wrestler per quanto riguarda Litten ed una sirena per quanto riguarda invece Poplio, mentre Rockruff, aka Iwanko, si evolverà in un licantropo. Oltre al terrore per un possibile tipo fuoco lotta per Litten, un typing che sinceramente ha davvero stufato, penso che se davvero fossero fake, colui che le ha pensate non è di certo uno sprovveduto. Infatti tutti e quattro i Pokémon si evolvono in qualcosa di, fra virgolette, umanoide. Lo stesso Licantropo è un lupo mannaro, cosa che tra l'altro avevo già teorizzato io, dunque correlato al genere umano. E noi sappiamo che questi quattro Pokémon sono accomunati da un segreto tuttora sconosciuto. Dunque di sicuro questo leak, fosse davvero fake, è stato fatto davvero molto bene, diciamo che se la sono studiata, ecco. Il sito rivela anche che saranno presenti nuovi Pokémon ispirati ad un fungo, un delfino, uno Loturia, che sarebbe una sorta di cetriolo di mare, un pupazzo di neve ed infine una scimmia con una palla da rugby. Premettendo che un fungo esiste già ed è fungus, davvero un pupazzo di neve alle Hawaii? Viene poi detto che Marshadow, terzo membro del trio leggendario non ancora rivelato, ma del quale conosciamo il nome, possiederà una combinazione di tipi unica nel suo genere, che però non è stata meglio definita. Passiamo ora alle feature più importanti. Quasi tutti i Pokémon saranno cavalcabili, e non solo alcuni come invece accadde per Pokémon X e Y. Effettivamente, perché mostrare proprio uno Stoutland che viene cavalcato? Insomma, non ha un granché di speciale questo Pokémon. Veniamo poi a conoscenza del fatto che non tutte le aree saranno visibili, ma alcune saranno ben celate, permettendo una maggiore esplorazione all'interno del gioco. Queste zone conterranno Pokémon decisamente potenti, molto più potenti del normale. Saranno leggendari o saranno Pokémon con abilità particolari? Non ci è stato ancora detto nulla a proposito. Poi, come già supposto, il bracciale con il diamante che osserviamo al polso del giocatore renderà sbloccabili funzioni simili alla Mega Evoluzione, perlomeno nel concept, che non sono state però ancora rivelate. Molto probabilmente però sarà legato all'utilizzo della cosiddetta Mega Mossa. Infine, la notizia bomba. Saranno assenti veri e propri capi palestra. Il loro ruolo sarà sostituito da quelli che potremmo definire capi tribali? Sì, si potrebbe dire così. Capi tribali che saranno presenti sulle isole e saranno quattro proprio come esse. L'obiettivo del gioco sarà inaspettatamente formare una nuova Lega Pokémon. Ci sarà comunque un qualcosa di simile alla sede centrale della Lega propriamente detto, ossia l'edificio dove ci stanno i Super 4, ma non si sa bene ancora sotto quale forma. Dunque, cosa ne pensate di queste possibili introduzioni nel gioco? Credete che lo migliorerebbero o lo peggiorerebbero? Ma soprattutto, ci credete o no? Fatemelo sapere in un commento. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci becchiamo in un prossimo video!